cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali. Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi che è il 25 di agosto del 2021, noi siamo qui con la grazia di Dio, noi siamo qui perché vogliamo pregare a Dio Padre nel nome di Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo. Mi raccomando, metti un like e condividi, vogliamo essere in tante persone a partecipare a questo tempo di preghiera. Durante questo periodo estivo ancora stiamo facendo 3 puntate alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, sempre alle 7 del mattino, un formato molto più breve, però mi raccomando, mandami le tue richieste di preghiera al 340-237-9339, noi pregheremo al Signore e vogliamo sempre, in ogni occasione, stagione dell'anno, che faccia caldo o freddo, pregare al nostro Signore. Noi vogliamo continuare in questo cammino attraverso la parola di Dio, stiamo parlando in queste ultime puntate, diverse puntate in cui abbiamo parlato di aspetti diversi del riposo. Riposo che è quello fisico, ma soprattutto quello spirituale che noi possiamo trovare nel nostro Signore. E una caratteristica del riposo, quando questo riposo dipende o va ad attingere il riposo per lo spirito, per il corpo nel Signore, una caratteristica del riposo dato da Dio è l'assenza veramente o questa inesistenza dell'ansietà. L'ansia è qualcosa che purtroppo è molto presente nella vita quotidiana. Chi è che non è ansioso per qualcosa? O addirittura quando una persona è ansiosa e quella cosa diventa una cosa cronica, può diventare addirittura una depressione, quindi una situazione molto difficile. Ma guarda bene quello che dice la parola di Dio. 1 Pietro, capitolo 5, versetto 7. Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché lui ha cura di voi. Pietro, l'apostolo Pietro, sta dicendo a me e a te questa mattina questa parola meravigliosa, che io devo gettare ogni mia preoccupazione. Perché? Perché devo scaricare, questo gettare, scaricare la mia preoccupazione? Perché il Signore ha cura di noi. La parola di Dio dice che noi dobbiamo davvero confidare, gettare, ossia io scarico, io offro il peso che io ho nel cuore alla persona, io consegno più che offrire il peso che ho nel cuore alla persona che io so che ha la capacità di aver cura di me. Ma naturalmente perché io possa scaricare, io mi devo anche, come dice Pietro sempre in questo brano, nel versetto precedente, mi devo umiliare nella mano, sotto le mani potenti del Signore. Ossia, io mi abbasso riconoscendo che Lui è capace, che Lui è il Signore e che io da solo non ce la faccio, ma che confido lo stesso nel nome di Gesù, perché Lui ha cura di noi. Io non devo essere orgoglioso, non devo avere la superbia. Tutto questo mi porterà in una situazione molto più difficile, dove l'ansia
avrà veramente il sopravvento nel mio cuore. Ma quando un cuore si umilia e si fida completamente delle mani di Dio, allora noi possiamo davvero vivere e dipendere dal Signore. E noi quest'oggi vogliamo fare questo, se noi vogliamo dipendere dal Signore, vogliamo vivere con il Signore e vogliamo questa mattina davvero si gettare ogni nostra preoccupazione. Io non so quante preoccupazioni hai nel cuore durante questa giornata, ma sappiamo che possiamo e dobbiamo confidare nel Signore. Signore, noi questa mattina affidiamo ogni peso del nostro cuore, problema, preoccupazione, dal punto di vista relazionale, marito e moglie, dal punto di vista, Signore, genitore e figli, Signore, tra un fratello e una sorella in Cristo, fratelli nella fede. Signore, io prego per la situazione economica delle famiglie, del nostro paese, situazione lavorativa, soprattutto, Signore, la situazione del governo. Noi preghiamo, Signore, per la politica, noi preghiamo, Signore, anche per la situazione economica delle famiglie. E Signore, noi preghiamo, Signore, anche e soprattutto per la questione spirituale. Ogni peso che esiste, Signore, e ancora per le persone che sono malate e che hanno bisogno di una guarigione. Signore, noi affidiamo ogni peso nelle Tue mani affinché la Tua mano potente ci possa rialzare nel tempo giusto. Signore, e la morsa è molto forte, ma molto più forte ancora è la Tua potenza. Noi quest'oggi confidiamo in Te. Consacriamo la nostra vita nel nome di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e grazie per la costanza che Tu dai al nostro cuore di sempre, incominciando una giornata pregando al Signore nel nome di Gesù. Signore, noi affidiamo ogni peso nelle Tue mani con la certezza che oggi Tu farai miracoli per la Tua gloria nel nome di Gesù. Amen. Amen, carissimo, carissima, grazie della tua partecipazione. Mi raccomando, metti un like, condividi, invita altre persone a partecipare attraverso la parola del Signore di Alba Nuova. Iscriviti su questo canale, clicca nella campanellina, così avrai ogni notifica e io ti aspetto per venerdì, quando noi saremo ancora una volta a pregare al nostro Signore e sarà con grande gioia che noi pregheremo al Signore. Un santo bacio, ti aspetto venerdì se il Signore così vorrà, nel nome di Cristo Gesù. Sei sempre in cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali, non cambia. Amor.